Buongiorno e bentornati a un nuovo video. Oggi parliamo delle uscite Marvel previste per luglio 2024 e come sempre, lo sapete, immagino ormai, sono le uscite previste su anteprima, quindi plausibili di cambi, succede, ritardi, anticipazioni, tutto va come deve andare. Credo fosse una canzone. Ma in ogni caso, vediamo un po' cosa troveremo in fumetteria e poco in edicola in questo luglio caldo e marvelloso. E iniziamo con qualcosa che troveremo anche al cinema, perché visto che esce il film di Deadpool, esce anche il nuovo fumetto di Deadpool che riparte da uno. In realtà è Deadpool 168, in teoria, con la nuova serie americana di Deadpool che si chiama Deadpool del 2024, scritta da Cody Zeigler e disegnata da Roge Antonio. Uno spillato di 40 pagine a 5 euro, che non me lo sono segnato, ma presumibilmente è anche in versione variant, presumo. Al momento ancora non rivelata e costa 7 euro, l'ho controllato. Con l'esordio di Dead Grip, che non so chi sia, ma non che non si fermerà davanti a nulla per eliminare Deadpool. È Deadpool. Vabbè, il primo numero io lo compro, come sempre, poi vediamo. Mi piacerebbe non lasciarlo indietro, ma perché purtroppo è un personaggio amato nella Marvel, tipo. Comunque, proseguendo, vi segnalo che Wolverine 46 sarà disponibile anche in una versione variant, che costerà 8 euro, non so esattamente perché, e sarà la variant figure, ovvero una variant molto particolare con delle cose che sembrano quelle di una figure, ma non c'è una figure dentro ovviamente, è solo disegnato, però ve la segnalo perché magari qualcuno piace e se la vuole comprare, 8 euro. Poi vi segnalo anche che con il numero 47 chiude X-Force, perché arriva alla conclusione la run di Benjamin Percy con Robert Gill ai disegni, spillato 24 pagine 3 euro normale, che contiene il numero 50 americano, ma tranquilli, credo che X-Force la rivedremo poi nel rilancio in autunno. Proseguendo, passiamo ai volumi veri e propri, arriva Carnage rinato con la nuova serie di Carnage. Ogni simbionte ha bisogno di un ospite e per Carnage è giunto il momento di una riunione. In più abbiamo l'anti-Venom che indaga su una serie di delitti di cui il responsabile potrebbe essere proprio Carnage. È il preludio alla saga crossover simbiosi necrosi. Gli autori sono Thorne Grombeck, Ram V, Pere Perez e Francesco Manna. Thorne Grombeck. Vabbè? È un cartonato di 136 pagine, costa 19 euro e contiene i primi 4 episodi della nuova serie di Carnage più... credo lo speciale Web of Carnage del 2023. Poi abbiamo un altro esordio, ovvero quello del nuovo Punisher. Su Punisher proiettile in arrivo. Francassolo è scomparso, ma il male permane e ci sarà sempre qualcuno pronto a punire chi lo commette. È un misterioso vigilante, agisce nell'ombra. Chi è il nuovo Punisher? Qual è la sua storia? Riuscirà a portare a termine la sua missione o morirà nell'intento? Una versione inedita del più amato degli antieroi Marvel, che non deve aver avuto un grande successo in America, visto che è già finita. Comunque, Punisher del 2023, con gli episodi dall'1 al 4, cartonato di 104 pagine, costa 16 euro, scritto da David Pepose e disegnato da David Watcher. Poi facciamo un salto nel passato, con Marvel Super Heroes Secret Wars Battle World. Una storia mai narrata avvenuta durante le guerre segrete originali, ovvero quando tutti gli eroi erano stati rapiti dall'Arcano e portati su un pianeta lontano. Arcano, lontano. Una forza misteriosa proietta Spider-Man e il suo nuovo costume simbiotico in nuovi e inquietanti mondi. Ad aiutarlo eroi come la Torcia Umana, Falcon e Daredevil, ma cosa potranno fare contro una squadra composta dall'Uomo Assorbente, Hobgoblin, Electro e... Zemo? Vabbè, il barone di Zemo non è, cioè, è un tizio con la maschera in faccia. Vabbè. Gli autori sono Tom DeFalco e Pat Oliff, autori d'epoca, diciamo. Cartonato, 104 pagine, 16 euro. E ci fate caso questo nuovo formato 104 pagine, 16 euro? È una cosa che non faccio spesso, ma devo ringraziare Panini perché ha tolto 2 euro da questi volumi. Secondo me perché ne vendevano veramente pochi, si sono resi conto che il limite di 18 euro per i volumi da 104 pagine era un po' tanto. Però chi può dirlo? Vedremo cosa ci riserverà il futuro, magari un nuovo aumento. E comunque, all'interno i 4 episodi di Marvel Super Heroes Secret Wars Battle World. Poi, torna Michael O'Hara con Spider-Man 2099 Attento ai mostri, in cui continua la saga del futuro concepita da Steve Orlando già da qualche volume. Vedremo qui le versioni 2099 di Simon Garth, Terror Inc., Licantropus, L'Uomo Cosa e Dracula, quindi tutto a tema mostri. Gli autori, Steve Orlando, Mike Dowling e Devamala Pramanik. È un brossurato di 120 pagine a 14 euro e contiene appunto i 5 episodi di Michael O'Hara Spider-Man, serie del 2023. Poi abbiamo White Widow, benvenuti a Idyllhaven,
in cui torna la spia agente ribelle ombra della Vedova Nera, ovvero Yelena Belova, che in teoria era banalmente estremamente cattiva nell'universo Marvel, ma sapete che al cinema invece no, e quindi perché non dedicarle un fumetto in cui magari scopriremo che poi non è così cattiva? Magari no, però. Gli autori sono Sara Gailey e Alessandro Miracolo, è un cartonato di 96 pagine a 16 euro, e anche qua sempre 16 e non 18, così non ci strappiamo i capelli e non diventiamo tutti pelati. E contiene i 4 episodi di White Widow del 2023. Non mi interessa moltissimo, però vediamo un po'. Poi abbiamo qualcosa di molto più particolare, ovvero la Cripta delle Ombre, che sono fondamentalmente 3 speciali usciti nel 2019, nel 2022 e nel 2023, scritti da Al Ewing, Declan Shavely, Paula Zaceta, Jeff Sean e altri, e che ci portano in uno degli angoli più terrificanti del Marvel Universe, ovvero la Cripta delle Ombre, dove si annidano le creature, i mostri, i vampiri e coloro che predano l'innocenza e la bontà. Storie di zanne, artigli e silenziose creature della palude. È un cartonato, anche questo di 104 pagine, a 16 euro. E boh, potrebbe essere interessante, un approccio all'horror un po' marvelloso. Da vedere. Poi abbiamo qualcosa di un po' particolare, ed è Marvel Super Storie, che Panini ci definisce come un libro per vecchi e nuovi lettori con protagonisti gli eroi della Casa delle Idee, Hulk, Pantera Nera, Spider-Man, Miles Morales, Iron Man, come non li avete mai visti, nella travolgente interpretazione dei personaggi Marvel da parte di alcuni dei più interessanti artisti indie d'America. Sì, la cosa che non viene specificata è che è un fumetto per bambini, però. E infatti è consigliato a chi ha amato Spider-Man Animali Uniti e Spider-Man Avventura Quantica. Ora, io non so dove artisti indie d'America voglia dire artisti per bambini d'America, e non ho idea di quello che sia accaduto a livello marketing, però questo è. Comunque, è un cartonato di 160 pagine in formato ridotto, 15,5x21, a 11,90€, e contiene Marvel Super Heroes Book 1, All New Comics from All Star Cartoonists. Poi abbiamo Daredevil, l'armatura nera, un altro volume nostalgico che ci riporta negli anni 90 con il Daredevil di D.G. Chichester, con i disegni di Neto Diaz, e in cui tornerà appunto l'armatura nera di Daredevil, anche se non è che torni, semplicemente è una storia ambientata in quegli anni là. Un conflitto, tra l'altro, che vede la partecipazione di Hobgoblin, Kingpin, Spider-Man e un misterioso nemico dai poteri straordinari. All'interno di questo cartonato 104 pagine a 16 euro, l'intera miniserie americana Daredevil Black Armor del 2023. Hanno fatto tante miniserie da 4, è una cosa che non si faceva da un po' in realtà. Quasi sempre erano da 5 o da 6 le miniserie ultimamente. Si vede che sta tornando in America questa cosa e Panini ci è venuta incontro facendo il formato 16 euro. Poi passiamo ai volumi già proposti in altra edizione precedente, che se fosse stato spillato, o altra edizione di pregio. E iniziamo con Daredevil volume 10, la saga del Pugno Rosso parte 3, in cui si conclude la run di Chip Zdarsky con Marco Checchetto e Rafael della Torre. Cartonato 104 pagine, 16 euro, con gli episodi dall'11 al 14. Qui ovviamente è dedicato a tutti quelli che hanno seguito l'intera run e l'hanno recuperata in cartonato. Qui si conclude. Poi abbiamo Extreme Carnage, Violenza in Famiglia, che era una saga che si sviluppava su alcuni speciali di Steve Orlando con Alyssa Wong, Manuel Garcia, Gerardo Sandoval e altri. È un cartonato di 200 pagine a 26 euro e contiene gli speciali Extreme Carnage Alpha, poi quello dedicato a Scream, a Phage, a Riot, a Lasher, ad Agony, a Toxin e il Extreme Carnage Omega, con cui si chiudeva questa allegra avventura, pubblicata tra l'altro da noi nello spillato, se non sbaglio, in mezzo alle due run di Cates e di Ewing, fra le due. Non mi ha fatto impazzire, solo per i veri fan dei simbionti, diciamo. Ciao, Pickpack. Poi abbiamo l'Immortale Hulk volume 2, Le colpe dei padri, torna la versione deluxe dell'Immortale Hulk di Al Ewing, Joe Bennett e Kyle Ott, un cartonatone di 248 pagine a 31 euro, con gli episodi dall'11 al 20. Avrei preferito un'altra edizione, però se non l'avete mai letta, comunque è un buon modo di recuperarsela. Potevano farli un po' più cicciotti, così costavano meno, ecco. Io la penso così. Però, comunque, serie super cult. Ancora abbiamo un cofanetto particolare, ovvero Amazing Spider-Man, La sfida, in cui viene riproposta tutta una saga di Ragno Storie ambientate fra il 2009 e il 2010, e Panini decide di pubblicarla in questo modo, fondamentalmente un unico cofanetto che costa 95 euro, oppure dei due volumi singoli, il primo costa 48 euro ed ha 520 pagine, il secondo 47 e ne ha 504. Gli autori coinvolti sono Dan Slott, Adam Kubert, Joe Kelly, Marcos Martin, Roger Stern, Marco Checchetto, Lee Wicks, Zeb Wells, insomma un sacco. Fondamentalmente Spider-Man se la deve vedere con Electro, Rino, Mysterio, l'Avvoltoio,
Siamo nel mezzo del regno oscuro di Norman Osborn e ancora abbiamo Lizard, Kraven, la Gatta Nera e forse basta. Se volete recuperarvi quel periodo di Spider-Man che non avete letto oppure lo volete avere in versione deluxe, ci sta. Il formato è 18.3x27.7, il prezzo è dignitoso. Ho visto cose peggiori da Panini sinceramente negli ultimi tempi, questa è una scelta che approvo completamente se volete leggervi questo periodo qua. Poi abbiamo X-Men Galà Infernale Immortal, che ripropone il Galà Infernale del 2022 più tutta una serie di specialini collegati e anche delle storie inedite pubblicate su X-Men Unlimited Infinity Comics, quelli pubblicati direttamente online e poi riproposti anche in formato cartaceo. Gli autori sono Jerry Duggan, Chris Sanka, Russell Dutterman e Francesco Mobili. Formato 18.3x27.7, 200 pagine, 28 euro. Se state seguendo gli X-Men di Hickman e volete andare avanti, insomma, in questa saga di Krakoa o periodo di Krakoa, è un volume da avere. Rimanendo a tema, dovrebbe uscire anche X-Men Red volume 1, con gli episodi dall'1 al 10 della X-Men Red di Al Ewing, insieme a Stefano Caselli, Juan Cabal e Andrea Genolet. Cartonato, 264 pagine, a 32 euro, ci racconta un po' di quello che avviene sul pianeta Marte, trasformato in Aracco. Storie interessanti, alla fine. Proseguendo, diventiamo più grossi perché arriva il Marvel Giant Size Edition La Guerra dell'Infinito, un pezzo della storia del fumetto americano scritto da Jim Starlin e Ron Lim, in cui questa volta l'avversario non è Thanos come potreste pensare dal nome, ma il Magus, la versione malvagia di Warlock, anche se quando in America hanno dovuto scegliere il titolo per il film, Infinity War era più figo di Infinity Gauntlet e quindi hanno scelto questa, anche se in realtà ha molto poco a che fare con il film, non c'è nemmeno il canonico schiocco di dita che fa sparire metà delle persone. Quello è in Infinity Gauntlet. Comunque, è un cartonatone formato Absolute 20,5x31 con cofanetto, 288 pagine, a 45 euro. Se non avete mai letto la storia e la volete in un'edizione super da collezione, questa è quella che fa per voi. Poi abbiamo il Marvel Masterworks del mitico Thor 13, con le storie dal numero 242 al 253 di Mighty Thor del 66, più l'annual 5 e Marvel Spotlight 30. Cartonato di 304 pagine con sovracoperta, 32 euro. Fra gli autori coinvolti abbiamo Len Wein, David Anthony Kraft, Steve Englehart, Sal Buscema e altri. Vabbè, è un Masterworks alla fine, se state recuperandovi le vecchie storie di Thor, ci sta. Tra l'altro vi faccio notare che in realtà la versione americana di questo volume è il 15, perché i primi nostri erano più grossi. Poi vi segnalo che in teoria è in arrivo il Marvel Omnibus New Avengers di Bendis. In teoria il primo è appena uscito, però vi dico, sul sito io l'ho visto, perché ho cercato le copertine, banalmente. Magari poi scompare, quindi non diamolo per assodato. Però non si sa mai, magari gli è arrivato subito il 2 e quindi pubblicano anche questo. Non ha molto senso, ma succede. Comunque, sono le mitiche storie di Bendis, Stanley Francis Yu, Billy Tan, Jim Cheung e altri, in un cartonatonissimo di 1184 pagine a 94 euro. Ci sono gli episodi di Avengers dal 32 al 64, un po' di roba sugli Illuminati e un po' di speciali dedicati a Dark Reign. E insomma, è un pezzo della storia del fumetto americano, sono le storie che hanno dato lustro agli Avengers. Se non le avete mai lette, ve le consiglio alla fine. Poi ancora abbiamo un altro Marvel Omnibus, quello dedicato ad Amazing Spider-Man Classic volume 3. Non c'è moltissimo da dire di queste storie. Fra gli autori Stan Lee, John Buscema, John Romita, Jill Kane e altri. Cartonato di 920 pagine a 90 euro. Sono gli episodi di Amazing dal 68 al 104, ora nella loro versione più di lusso. Quindi arriviamo a questo punto ai Marvel Must Have. Il primo è Avengers Defenders War, un must have che non ho mai letto, credo, del 1973, con il primo grande e indimenticabile crossover fra supergruppi Marvel, in cui appunto gli Avengers si scontrano contro i difensori. Sono gli episodi di Avengers dal 116 al 118 e di Defenders dal 9 all'11, e gli autori sono Steve Englehart, Bob Brown e Sal Buscema. Magari un pensierino ce lo faccio anche nel recuperarle, vediamo un po'. Ovviamente il prezzo è 15 euro per 144 pagine. Poi abbiamo il Marvel Must Have degli X-Men Vita Morte. Ora, non so quanto senso abbia recuperarsi queste storie in questo formato, però se siete fan di Winsor Smith e non avete queste storie, non avete recuperato il volume Grandi Tesori Marvel, che al momento è esaurito, e nemmeno gli Omnibus, di cui però c'è soltanto la prima, se non ricordo male, è un buon modo di recuperarsela. In più ci sono anche altre storie, fra cui una classicissima degli anni 70, Uncanny su X-Men 53. In realtà il Must Have contiene un po' di storielline in più, perché sono X-Men 86, 98, 205 e 214. Senza dubbio storie cult da leggere nella vita. Sull'edizione non lo so, però se non l'avete mai lette e avete 15 euro facili da investire
ci sta assolutamente, per cui anche su questo fateci un pensiero. Se siete amanti degli X-Men ma non avete voglia di farvi il recupero completo o non ve le siete recuperate già negli integrali, ad esempio, vabbè, è un'occasione come un'altra. E nulla, con questo abbiamo già concluso. Io, come sempre, intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se siete arrivati fino qua, vi prego di lasciarmi una bella X rossa, così so che avete visto tutto il video. Non so perché è mutante, ma mi sono molto a tema X-Men in questo momento. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Io vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21. Poi sul secondo canale YouTube Cantina Pelata, dove ricarico le live, poi su Instagram, TikTok, Facebook e su Telegram con il gruppo In Copernico i Fumetti, canale con notifiche e canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato.